Feste calde parte il corso per sommelier astemio. Sembra un ossimoro, ma non lo è. Cosa vuol dire? Vuol dire arricchire le competenze di questi ragazzi che lavorano da teste calde attraverso l'insegnamento, quindi attraverso un racconto del vino con due soli aspetti, visivo e olfattivo, quindi tralasciando l'aspetto gustativo che per il sommelier astemio è un problema, ecco. Però si creerà anche un gioco, perché ci sarà una forte interazione del sommelier astemio con il cliente, perché a lui lasceremo, al cliente lasceremo la parte finale, ecco, la parte di degustazione. Quindi il sommelier astemio avrà una formazione che gli permetterà di raccontare questo vino, descriverlo solo attraverso la vista e l'olfatto. Quindi vista e olfatto, ci può dare, non lo so, una dimostrazione di un vino in particolare da spiegare senza il gusto? Guardi, i vini, allora, questa carta d'identità dei vini si forma sin da quando viene versato nel calice, quindi dalla sua pesantezza iniziamo a capire che tipologia di vino è. Poi dal colore, quindi un bianco con paglierino, con questi riflessi verdolini molto brillanti, certamente ci indicherà un vino giovane, così come nei rossi, no? Quando ci troviamo di fronte a rossi con questo rubino violaceo è un indice di giovinezza del vino, rispetto a vini con colori granato aranciato, dove c'è certamente si fa strada un profilo molto di affinamento, di invecchiamento. E così al naso sui vini giovani avremo questi frutti freschi, questi frutti giovani, questo floreale, queste spezie se si tratta di un vino rosso, che via via cambieranno in base all'evoluzione del vino stesso. Al gusto toccherà al cliente, ecco, questo completare questo gioco di interazione con il nostro sommelier astemio.